Secondo classificato è Antonio Botta, lettera ad Enzo. Ecco, Antonio viene da Casoria, complimenti. Facciamo prima la foto così poi dietro. Sì. A posto, grazie. Adesso dobbiamo sentire anche la torre della lettera. Dunque, in questa lettera mi faccio interprete di una carissima amica Patrizia, divorziata, che ebbe l'opportunità poi di conoscere il suo primo amore, anche egli divorziato, e quindi decisero di vivere la loro storia d'amore. Però dopo un poco lei si ammalò di morbo di Parkinson e quindi lui le è stato molto vicino. Poi purtroppo il destino avverso ha voluto che anche lui si ammalasse e morisse. Mi sembra una storia triste, molto triste, però nella sofferenza hanno esaltato l'amore, cioè hanno esaltato le esigenze, la bellezza, della grandezza dell'amore che io ho condiviso con loro. Mio amato Enzo, da quando tu dai confini del tempo sei approdato sulle sponde dell'eternità, le mie condizioni di salute sono ulteriormente peggiorate. Il parkinsonismo ormai mi impedisce di camminare. Mi sposto unicamente con l'ausilio della sedia a rotelle. Mi mancano i tuoi gesti di tenerezza e di generosa premura, la tua voglia di ricominciare a lottare giorno per giorno contro le avversità, godendo di quello che la vita di bello, nonostante tutto, ci riservava. Ho tra le mani il biglietto augurale che hai posto sul tono floreale nel giorno in cui ho festeggiato il mio ultimo compleanno insieme con te. Le parole che mi hai scritto le ho scolpite nel cuore, sono la mia ancora di salvezza quando le acque procellose del male paiono sommergermi. Amore mio, scrivevi, dai tuoi patimenti affrontati con coraggio e tenacia, sempre pronta ad apprezzare ogni momento, nonostante tutto, le piccole e semplici gioie che la quotidianità ci offre, si colgono squarci di luce infinita e vidi volti che miracolosamente germogliano da terreni aridi, avidi di respiri salubri di vento. La vita è passata su di noi come un rullo compressore, quasi come volesse annientarci, ma non ci è riuscita, perché sai farti amare da tutti e da me come fosse il primo giorno. Ti amo. Da quel giorno maledetto in cui un infarto devastante ti ha impedito di fare da scudo per proteggermi dagli effetti rovinosi della mia patologia, hai rifiutato di curarti, ti sei lasciato morire poco per volta perché non volevi essere un ulteriore peso per me. Ti sentivi addirittura in colpa, nulla ti ha convinto ad alimentarti e a collaborare nella terapia. Non sono riuscita a persuaderti che anche da infermo grave eri la mia linfa quando i dolori mi assalivano. Non è gratitudine ciò che provo per te, ma è puro amore che si rinnova e si rigenera perché rivivi in me, presente nelle fibre del mio cuore. Con te ho capito che amare non è solo dare, ma darsi. Dopo aver vissuto anch'io come te un'esperienza matrimoniale fallimentare, sei stato capace di restituire poesia al nostro amore, mostrandone la grandezza, la bellezza e le esigenze. Il dono del tuo amore mi ha rivelato ancora di più che la gioia non è generata dai beni materiali, ma dalla certezza di sentirsi voluti bene dagli altri. E questa profonda verità vale ancora di più per noi speciali. Diversamente, chi è capace di amarci dimostra di aver capito, l'essenziale della vita. Tu, amore mio, hai visto in me come più volte mi hai sussurrato mentre
mi accarezzavi non il mio corpo martoriato, non il mio fisico deformato dal morbo, ma la mia anima che aspira ad essere apprezzata, la mia persona che desidera essere valorizzata e ammirata con lo stesso sguardo tenero con cui la contempla il Signore. Grazie per il tempo che mi hai dedicato. Credimi, sei stato e sei il dono del Signore più prezioso, capace fin quando le condizioni di salute te lo hanno permesso di restituirmi la mia dignità di donna. Per questo lotterò senza resa. Tua Patrizia, per sempre. Benissimo. Prego. Prego. Bella foto la trovata. Quindi grazie ancora.